Incontro dibattito sulla sicurezza, è arrivata anche qualche proposta davvero interessante. Sì, questa mattina qui insieme al consigliere Amato, alla rappresentanza del Consiglio, stiamo ascoltando direttamente i lavoratori. Un lavoratore ha detto troppo semplice partire da un cantiere così ben attrezzato, così ben messo in sicurezza, ma sicuramente stanno venendo fuori quelle che sono le vere difficoltà e di quelle che sono le attività legislative che dobbiamo mettere in campo. Importante essere sui cantieri, esserci posti dove ci sono i problemi, dove si vivono i problemi, per poter evidentemente come amministratore capire bene quello che si deve fare. Tra le proposte è arrivata anche quella dell'istruzione, o meglio, insegnare la sicurezza a scuola, può essere qualcosa di fattibile? Ma guardi, io credo che prevenire è meglio che curare, questo è uno slogan che va bene in tutti i settori. Sicuramente la sicurezza insegnata ai piccoli, sin dalle scuole elementari, dà sicuramente un apporto maggiore a far sì che voglio dire, si possa nel tempo davvero vivere in tutte le circostanze in sicurezza. Poi va da sé che quando si affrontano cantieri importanti e complessi come questi, ma come tutti i cantieri, la costruzione di un palazzo piuttosto che una fabbrica, bisogna fare una formazione adeguata per far sì che chi va chiaramente a lavorare sa bene quali sono i rischi che corre e sicuramente quindi prevenire il rischio, senza dimenticare, come diceva un altro operaio molto in gamba, tutti in gamba, questo operaio peraltro tutti molto giovani, che la fretta sul cantiere crea stress e quindi crea condizioni per far sì che poi succedano a volte gli incidenti.